Buongiorno a tutti, anche stamattina ci ritroviamo al consueto appuntamento e abbiamo un'intervista con un consigliere neoeletto, consigliere comunale di Recco del Movimento 5 Stelle, che è Massimo Bisso. E Massimo, sono venuta a cercarti per il fatto che volevo sapere un aggiornamento sulla faccenda della caserma dei Carabinieri. So che in quanto a questo avete fatto un esposto. Buongiorno a tutti innanzitutto, e noi per quanto riguarda la caserma dei Carabinieri abbiamo fatto una mozione che non è stata ancora discussa in Consiglio Comunale in quanto non abbiamo avuto il tempo tecnico per farlo. Speriamo al prossimo Consiglio Comunale, che si dovrebbe tenere per fine agosto, di poter discutere. La situazione fondamentalmente in questo momento è questa qui, è tutto in mano al prefetto e stiamo aspettando che si decida un qualche cosa. Chiaramente siamo un pochino preoccupati perché le risposte iniziano ad avere tempi lunghi e insomma, da quello che si sente in giro, ci sono dei soldi, circa 400.000 euro, che verranno investiti da altre parti, non alla caserma dei Carabinieri, che per avere appunto un sito adeguato dovrebbe essere messa all'interno dell'attuale prefettura, al palazzo di vetro che c'è in centro Recco, fatto fare anche dove dovrebbero perizia, essere no? spesi circa 160.000 euro per mettere chiaramente l'arma in condizioni di poter agire. Quindi i soldi ci sono, 400.000 euro, 160.000 euro ci escono. Poi sono stati dati per un parziale sblocco del patto di stabilità, anche se poi non è proprio vero. Questi 400.000 euro sono stati dati in quanto il comune di Recco ha deciso di aderire a una nuova forma di contabilità per quanto riguarda i soldi che ha in cassa, quindi è stato premiato, diciamo, con uno sblocco di 700.000 euro. Ora chiaramente ci preme sapere dove finiranno questi 400.000 euro e sapere se parte di questi soldi saranno investiti per la caserma dei Carabinieri e quindi Recco finalmente potrà riavere la sua caserma dei Carabinieri, anche perché, come molti avranno sentito, ultimamente ne stanno succedendo di tutti i colori. Sì, è un territorio abbandonato a se stesso. È un territorio abbandonato a se stesso e in più logisticamente è molto allettante, chiaramente, per qualunque tipo di malvivente. Vie di fuga ovunque, è un paese abbastanza largo sul territorio, nel senso che ci sono diverse vie di fuga dai monti al mare e alle parti laterali, comprese l'autostrada, quindi speriamo che il comune faccia ripristinare la caserma dei Carabinieri all'interno della nostra città. Anche perché sarebbe il colmo, con 400.000 euro di tesoretto spenderne 160.000 per la sicurezza dei propri cittadini. Chiaramente sarebbe il minimo. Chiaramente questa amministrazione ha messo talmente tanta carne al fuoco che 400.000 euro sono delle briciole per poter ultimare i lavori che ha iniziato ormai da 15 anni, perché non dimentichiamoci che Recco da 15 anni è un cantiere aperto, chiaramente. Speriamo di vederne alla fine. Anche se, come sentite, sì, rumori. Sì, infatti, sto sentendo questo rumore. Rumori che di sottofondo stanno. È tremendo, facendo, perché anche al mattino, quando porto il mio cane sulla passeggiata, già alle 6:30 si sentono i camion che sbuttano giù le pietre. Qui è un camion. Io una mattina, per curiosità, mi sono fermata, ma 16 camion del Movimento Terra ne ho visti passare. In questo momento stanno operando sulla torretta del lato di Poniente, dove uscirà per circa 50-60 centimetri, non c'è ancora stato definito quanto uscirà dalla torretta, il cammino di sfogo dell'aria del depuratore, e il quale è posizionato poi logisticamente chiaramente al centro di Recco. Quindi speriamo, come ci hanno garantito quelli dell'amministrazione comunale, che non esca alcun tipo di odore, anche speriamo, perché per noi sarebbe deleterio. Ricordo che durante il periodo estivo, quando c'è l'estate chiaramente, abbiamo sempre un vento che è lo scirocco durante le ore pomeridiane, che porta l'aria dal mare verso i monti. Quindi insomma, sicuramente Recco sarà investita da questa aria che uscirà dal volevo cammino. Chiederti un'altra cosa, sì. Massimo, visto che siamo qua. Io so che voi vi occupate della pulizia del territorio. Sì. Allora, io ieri mi sono fatta un giro perché, diciamo, ero un po' curiosa di vedere la situazione. C'è, sì, un letto del fiume che fa veramente schifo. Nel senso che se dovessero venire tutte le acque, che una botta di acqua o qualcosa che precipita, sicuramente un intasamento c'è, perché c'è di tutto nel fiume. Allora, è impossibile entrarci, a parte i topi che sono grossi come i gatti, che quelli si vedono alla luce del giorno. Per quanto riguarda la sicurezza, è un qualche cosa di estremamente urgente, che non va collato però del tutto alle amministrazioni comunali in carica, nel senso che abbiamo dei territori, soprattutto i nostri, che sono, ripeto, costruiti e basati su dei terrazzamenti, di conseguenza sono estremamente fragili. Teniamo conto che poi sono circa 60 anni che questi territori non hanno più di manutenzione, quindi non hanno più i contadini che un tempo li mantenevano chiaramente in sana e robusta costituzione.
Tenete conto che praticamente i primi due livelli di fasce di terrazzamenti che ci sono da Terrile a venire giù a Recco sono quasi tutti in uno stato pietoso, quindi sono praticamente la base di un sistema che si regge appunto sulle fasce. Quindi sarebbe opportuno che i vari comuni, addirittura tutto il comprensorio, si interessino un attimino di più al letto del fiume anche. Questo per quanto riguarda il nostro entroterra. Per quanto riguarda invece il nostro letto del fiume è uno scandalo, ma questo lo è da anni, nel senso che sono 15 anni che è così. Questa amministrazione comunale qua si prende soltanto la briga di darci una pulita quando c'è l'8 settembre e interessa. Perché facendo proprio il giro. Questo è un camion che sta passando. Sì, lo noto, stamattina è il secondo. È il secondo viaggio che fanno, il primo è stato fatto alle 8:30. Io una mattina mi sono messa lì e li ho contati tutti, ho preso anche i nomi, c'era Ecogé, sì. Beh, c'era la Pramoter, cioè nomi famosi, vedremo. Comunque 16 camion in una mattina a Recco è tanto, a parte tanti, l'asfalto, il livello della strada, sono eccetera. Tanti, sì, ora questo lavoro è... Speriamo, dovrebbe essere ultimato Drache, il 14 tanti di agosto. Della Drache. Il 14 di agosto non ce la fanno. Ora poi ci sono anche voci discordanti su il fatto che inizino a non bastare più i materiali, ovvero da progetto erano stati preventivati determinato tonnellaggio di materiale, ma ahimè per sentito dire e per domande fatte al cantiere non bastano più, siamo oltre la misura stabilita da capitolato, quindi bisognerà capire come affronteranno questo problema le ditte appaltatrici e le ditte committenti e su chi cadranno poi le relative spese, perché chiaramente ci sarà. Tra l'altro questo rumore è veramente fastidioso, è un inquinamento acustico. Questo rumore è nel cervello praticamente... la sera tu che lavori qua te lo sentirai in continuo, ma vai a dormire con ancora rumore. Qualche minuto, perché vedrai che questo camion scarica i pietroni. Scaricherai i pietroni e sentirai che rumore, anzi sentirai vibrare terreno sotto i piedi, perché scarica massi. Quindi se la telecamera fa un zigzag... No, non dovrebbe fare movimenti, diciamo che si limita soltanto una vibrazione dei piedi, comunque si sente. Sì. Beh, col cavalletto sicuramente i piedi... È sicuramente un disagio, per carità, necessario, perché chiaramente per fare un'opera del genere non si può far realizzare in due giorni, ma insomma durante la stagione estiva, soprattutto una stagione estiva come questa, è molto deprimente, chiaramente questo, ecco, quindi... Quindi secondo voi i vostri piani, cioè il vostro impegno per, diciamo, prima di tutto per quello che vogliono i cittadini, una caserma, un sito di sicurezza, quindi un presidio da parte delle forze dell'ordine, dei carabinieri, che uno si sente anche più sicuro. Allora, i furti sono aumentati, su questo noi ci siamo impegnati anche fin dall'inizio, nel senso che siamo stati quelli che hanno raccolto le firme, quelli che hanno sensibilizzato la popolazione. Io avevo invitato anche a scrivere direttamente al prefetto. Quelli che c'erano il giorno dell'arrivo, che poi per carità non è arrivato, dell'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo, noi eravamo lì sotto, abbiamo fatto fare articoli sui giornali. Noi è una cosa al quale teniamo veramente tanto, perché per noi è di fondamentale importanza che in un paesino di 10.000 abitanti ci sia comunque vada all'interno un punto delle forze dell'ordine, che adesso in questo momento manca. Per carità, il servizio ci viene detto che è garantito, ma noi vorremmo avere un qualcosina di più, come sempre abbiamo avuto. Il comprensorio è una macchina che gira con i carabinieri, non è mai come avere una stazione dei carabinieri nel proprio paese. Invece per quanto riguarda la situazione, pulizia torrenti, eccetera, eccetera, la cosa che più ci infastidisce è che sono stati dati 12.000 euro ai quartieri per la pulizia e lo spalcio di strade, sentieri, passi, eccetera, eccetera. Con questo chiaramente io non ho nulla in contrario né con l'8 settembre né tantomeno con i quartieri, però in questo momento di crisi il comune deve stare più attento alla popolazione, quindi cercare di dare e distribuire i soldi anche a persone che in questo momento non hanno lavoro e hanno figli da mantenere. È stato dato in appalto a una cooperativa, la Pelicano, la pulizia della spiaggia libera per totale. Eccolo! Hanno scaricato Ho sentito camion. Vibrare i piedi, sembra una scossetta di terremoto. Esatto. Hanno dato 5.000 euro per la pulizia delle spiagge libere a Recco per il mese di agosto a una cooperativa che è la Pelicano, e anche in questo caso qui si poteva probabilmente agire in un'altra maniera, perché 5.000 euro sono spese solo per il mese di agosto.
Anche lì potevamo forse agire in un'altra maniera, nel senso che, ripeto, ci sono dei padri e delle madri di famiglia, perché ci sarebbero delle ragazze e delle signore disposte a mettersi anche i guanti e a raccogliere la spazzatura in terra, direi, al quale potrebbero comunque essere dati questi soldi qua. Noi su queste cose qua ci arrabbiamo parecchio, perché secondo noi è proprio la base per partire, per avere sicuramente una società diversa e un'amministrazione diversa, in base a tutte le promesse che poi sono state fatte. Ma guarda, ho fatto notare la volta scorsa al consiglio comunale che hanno utilizzato una parola al loro interno nel loro programma, la che è qualche cosa di meraviglioso. Vediamo quanto attueranno poi di questo programma, che è la parola voucher. La parola voucher, cioè ci sono dei comuni, il voucher è praticamente l'acquisto di un buono che mi tutela da qualunque tipo di responsabilità, dove io ti pago in voucher, tu te vai a riscuotere in posta, ok? Sei coperto e tutelato dal punto di vista sanitario, dal punto di vista pensionistico e dal punto di vista infortuni sul lavoro. Il comune, diversi comuni hanno comprato tot mila euro di voucher e questi lavori qui li fanno fare alla cittadinanza, a dei ragazzi che magari si devono mantenere all'università, a delle persone che in questo momento fanno del lavoro part time e a delle persone che sono rimaste disoccupate. Ripeto, alla nausea che noi facciamo il banchetto e il gazebo il sabato mattina tutti i weekend, tutti i sabati, e in questo gazebo qua ci si avvicinano diverse persone che ci vengono a chiedere soldi e lavoro. In questo momento la necessità primaria è quella, l'amministrazione comunale deve rispondere anche alla cittadina, non soltanto al proprio partito. Quindi mi auguro che con le diverse sollecitazioni che stiamo facendo un pochino si sveglino. Se non ricordo male, eccetera, eccetera, durante la campagna elettorale io scelgo Recco, era stata anche promessa la caserma dei carabinieri. Era stata promessa la caserma, ma sai, ancora siamo troppo... È passato troppo poco tempo, abbiamo fatto due consigli comunali, di cui uno non valido per un capriccio di ex assessore della Lega. Ex assessore della Lega della Nord. Lega, e quindi uscì insomma, anche un articolo sul Secolo che fu la. Come si chiama? Beh, adesso mi sfugge il nome, una donna. Va bene, comunque, che parlava di questa cosa dicendo che Recco non è un paese corretto, no, semmai saranno stati i compagni con cui loro hanno viaggiato, perché allora, non sono corretti, non Recco come persone. Allora, purtroppo l'amministrazione comunale è lo specchio della cittadina di Recco. Vabbè, però parlano per quelli con quindi, cui per 5-10 anni ci si sono accompagnati, si hanno litigato fra di loro, no, sono cavoli loro, ma non ci mettono tutta la popolazione di mezzo. No, per anche carità. Perché non tutti abbiamo le idee loro. No, assolutamente, anzi, insomma, ce n'è un 56% che ha le idee come loro, il resto le ha completamente diverse, tanto è vero che insomma le elezioni hanno dato questo tipo di risultato. Quel 56% poi è tutto da rivedere. Ma sì, comunque guarda, in questo momento ci sono loro, hanno fatto un sacco di promesse, adesso speriamo che le mantengano. Il momento è estremamente duro, sicuramente non si andrà incontro a periodi più facili, perché chiaramente non si vedono, non si vede quella famosa luce che cerchiamo da anni in fondo al tunnel. In questo momento la situazione sta peggiorando e probabilmente chissà come andrà a finire. Ora io non voglio fare del terrorismo, ma la realtà attuale è proprio questa. Sta ecco un altro camion. Sì. E... Io non ho inquadrato la zona dove entrano e escono i camion, perché è veramente letteralmente uno schifo, solo alla vista degli occhi. È un cantiere, ma è anche un cantiere di spazzature. È un cantiere. Cioè, qua la passeggiata è stata fatta da pochi anni, tu cammini, è tutta sfondata, tutta rotta, è il peso del camion, delle cose. Noi abbiamo 15 anni di lavoro in corso e sicuramente questa amministrazione ha messo, ripeto, come ho detto prima, tanta carne al fuoco. Diciamo che una parte si è bruciata di questa carne qua e una parte si deve ancora cuocere dopo 15 anni, perché ecco, una passeggiata non ce l'abbiamo ancora, anzi quindi siamo tutti disfatta. A digiuno ancora. Siamo tutti a digiuno, sì. Non è, facciamo è come Gandhi. Ci mangiamo della grana insalata che forse ci va facciamo meglio. Facciamo come Gandhi, sciopero della fame. C'è un qualche cosa in questo sistema politico che è un po' assurdo. Uno per tutti, abbiamo appena rifatto una passeggiata, ora l'abbiamo completamente disfatta, anche se abbiamo conservato i materiali che saranno riposti poi, quindi per carità da quel punto di vista lì non c'è stato uno spreco di materiali, ma sicuramente c'è stato spreco di manodopera, perché i lavori per levare le mattonelle fatte non ce li hanno regalati, chiaramente saranno stati quindi li paghiamo noi cittadini. Comunque il senso è stato fatto al contrario. Ora io quello che sempre dico è, in casa mia
prima di far passare, prima di piastrellare il bagno, faccio passare i tubi e poi piastrello. Esatto. Qui abbiamo prima piastrellato e poi abbiamo fatto passare i tubi. Quindi rispaccando il nuovo. Questo è il senso dei lavori, che però, guarda, ti dico la verità, in parte li giustifico, perché ritengo queste persone qua, una per l'altro, senza chiaramente scendere nel personale, uomini di partito. Io credo che ci debbano essere degli uomini di paese, non degli uomini di partito. E determinate volontà forse non sono nemmeno da parte loro, insomma, perché altrimenti, se fossero state delle persone di coscienza e con del senso, prima avremmo fatto il depuratore, che è dal 95 che dobbiamo fare il depuratore, e poi avremmo fatto la passeggiata. Una persona, caspita, di buon senso, siamo nel 2014, una persona di buon senso in casa passati. Propria avrebbe fatto così, però... Quindi noi dal 95 scarichevamo e inquinevamo il mare. Sì, continuiamo tuttora a sversare liquidi, continueremo poi in futuro a sversare liquidi in mare, nonostante ci sia una legge europea che ci obblighi a non farlo, però logisticamente, per fare come ritiene più opportuno la comunità europea, diventava molto faticoso e costoso per il comune di Recco, quindi si è deciso di non fare un buon lavoro, di adeguare quello che avevamo a quello che avremo in un futuro. È chiaro. Ma che questi lavori non sono stanziati anche dalla comunità europea? Sono anche stanziati dalla comunità europea, tant'è vero, pare che noi questi 47 milioni di euro per fare depuratore e scogliera ci vengano regalati, poi dobbiamo vedere, chiaramente, ancora appurare se poi è così. 27, scusate, ora faccio globale di tutto il lavoro. Esatto. No, parlo soltanto della zona del depuratore. Ecco. Della zona del depuratore, dove stanno rifacendo un molo, dove che era appena stato fatto, e ci era costato solo che di prova in vasca, se non sbaglio, 125.000 euro. Bene. E fatto oltretutto da una ditta che è la Mantovani Costruzioni, indagata per il MOSE, sì, sua, esatto, eccetera eccetera, quindi insomma. Vabbè, ma Recco è risentito, e sanno comunque chi segue anche il blog, chi segue anche il Graffio, ha tutte le notizie anche da parte della Casa della Legalità. Noi l'8 luglio abbiamo depositato alla Commissione, diciamo, parlamentare antimafia, un dossier esplosivo che parla di tutta la Liguria, che parte dall'estremo ponente all'estremo levante, c'è tutto dentro. È vero. E per cui sappiamo la situazione. È confusa e poco comprensibile per una persona che è al di fuori della politica, perché chiaramente, se uno adotta il buon senso per fare dei lavori, qui li può criticare tutti quanti, chiaramente. Però ripeto, io credo che non sia tutta colpa di questi amministratori qua, perché a volte loro viene detto di fare delle cose, loro sono quasi obbligati, attaccano, a farlo, perché comunque, come si dice, ripeto, uomini di partito, non uomini di paese. Mulo che ti dice, okay, il padrone. Niente a che vedere con i vecchi personaggi che hanno amministrato Recco. Tiro fuori un nome, il signor Faccio Ferro, solo una domanda, ad esempio, che a prescindere dalla bandiera politica che sventolava, comunque era una persona di buon Ma senso. Ma il Mantovani indagato al MOSE non è affatto anche il Barcasilos? Sì. Credo di sì. Sì, era anche quando hanno fatto il Barcasilo. Lui è quello che ha fatto i 13 milioni di euro di lavori qua. Ecco, ecco, esatto, il Barcasilo. Sì, sì, no, era una svista, ma mi è venuto in mente che appunto nel 2008... Sì, bene. Sì. Cosa ci prometti a noi cittadini? Allora, guarda che è una promessa, Io sono peggio di Striscia. Allora, io non ti porto il papiro, io vengo, vi prendo a calci nel sedere. Quello che vi prometto, quello che promettiamo, perché io poi sono il portavoce di un gruppo. Esatto. Non sono il leader di nessuno e non sono quello che prende le decisioni. Io sono il portavoce di una comunità, diciamo così. E quello che prometto è interessamento. È interessamento in quello che avviene all'interno delle aule comunali, e quindi sicuramente ci stiamo dando da fare, abbiamo dei margini di miglioramento che chiaramente sono immensi, perché ripeto, abbiamo appena iniziato. Siamo convinti che per fare un buon lavoro si debba partire dal basso. Ieri sera ho avuto una discussione su una pagina Facebook a noi dedicata, che è appunto il Golfo Paradiso, il Movimento 5 Stelle Recco, dove promettevo e garantivo il nostro interessamento, cioè quello che noi vorremmo è rendere il cittadino un pochino più attivo, far sì che comunque si informi, che non se ne stia di quello che gli dicono. Assolutamente, con i mezzi che ci sono è oggi da c'è stupidi la possibilità non informarsi. Di andare sul sito del comune, vedere quello che succede, vedere quello che accade, c'è la possibilità di andare, di informarsi, di fermare le persone per strada e chiedere, perché comunque ci conoscete tutti a Recco, chi siamo, chi non siamo, ci conosciamo tutti. Quindi, anche se a volte è un po' pesante, qualcheduno lo manderei sicuramente a spigolare, cosa che per ora non ho ancora fatto, ma il nostro impegno è proprio quello, di comunque vada svegliare un pochino le coscienze, tant'è vero che, guarda,
le ultime opere che abbiamo fatto noi sono quelle di andare a pulire i giardini. Sì, vi ho visto perché... e tra l'altro avevo fatto un'intervista a Pinna. Riteniamo che è questo che mi ha colpito, perché muniti di sacchi e guanti. Ma perché guarda, quello che abbiamo fatto noi e che speriamo che si unisca a gente senza dover chiaramente poi unirsi, noi non diamo una tessera elettorale, non chiediamo di mettersi la pettorina o la spilletta del Movimento 5 Stelle, chiediamo soltanto di venirci a dare una mano, di mettersi volontariato, la spazzatura e prendere un pochino coscienza e ripulire il proprio ambiente di quello che noi abbiamo, perché altrimenti il mugugno diventa poi un qualche cosa di anzi solo devono stare attenti che tra un po' il mugugno ce lo tassano anche, non ecco, lo diciamo troppo forte perché si arriva alle orecchie di chi non deve arrivare. Un tempo i vecchi naviganti dicevano una palanca di meno ma il mugugno deve essere grande. Gratis, no? Perché comunque vada, è un diritto del Ligure, quello del genovese, non del comunque Ligure. Questo paese, come si dice, è proprio un paese che va a torsio, alla deriva. Insomma, diciamo che con tutte le potenzialità che abbiamo... Turisticamente è morto, quest'anno non si è visto... Dovremmo sicuramente avere un potenziale che ci possa far star bene un pochino tutti quanti, però così non è. Ma così non è perché c'è la volontà che non sia così. Quindi la volontà è quella di non far crescere il record, di tenerla così, e questo è quello che sta facendo questa amministrazione. Da quel punto di vista lì bisogna dargliene atto che è... sono riusciti bene a far cadere il turismo. Sicuramente sono riusciti nel loro intento, a mantenere record come era 15 anni fa. Anzi, forse era un pochino meglio perché non avevamo... tutti questi lavori. Insomma, ancora io mi ricordo, per i piedi sono nata a Recco, ho 48 anni e mi ricordo che da ragazzina Recco era strapopolata d'estate, c'erano eventi da tutte le parti, benché non fosse stata costruita così, le spiagge erano strapiene. Adesso proprio la passeggiata è buia, spenta. No, ma a parte quattro stupidi che trovi per strada, generalmente due gruppi di ragazzi ubriachi, eccetera. Sì. Non c'è più il bel turismo di una volta, non è più incentivata e invogliata a venire a Recco. La focaccia al formaggio la trovano a Milano, anche in Spagna, in Russia, da tutte le parti ormai. Io credo che serva una nuova mentalità legata al turismo. Qui abbiamo speso 13 milioni di reco per far venire il turista il sabato e la domenica a mangiarsi il pezzo di focaccia al formaggio o il gelato da Cavassa. Non c'è più quel turismo, questa amministrazione qua si deve svegliare, deve capire che non c'è più quella forma di turismo, bisogna inventarsela di sana pianta, e ci sono degli esempi vicino a noi che per noi potrebbero essere dei fari illuminati. Ma basta vedere la riviera di Ponente. Perfetto, ma non soltanto in Liguria, guarda, anche fuori. Quando mi sono occupato di turismo io sono andato in Trentino, sono andato in Val d'Aosta, sono andato in realtà dove c'è un turismo culturale. Prima di un turismo culturale c'è una mentalità differente. Bisogna fare un passo per volta, non bisogna guardare tutta la scala che c'è da fare, ma bisogna vedere un gradino per volta. Il primo gradino è cambiare mentalità. Questa amministrazione è per un non cambio di mentalità e sta portando avanti il suo lavoro in maniera egregia. Benissimo, io ti ringrazio tanto, ci teniamo aggiornati. In contatto quando vuoi, sai. Assolutamente, ma io vi vengo a ripescare, io sono così, vengo a ripescare uno per uno, anche perché noi naturalmente andremo anche in onda su Teleturchino, perché il Graf ultimamente è in collaborazione con Teleturchino, che saluto e ringrazio. E vediamo se c'è la possibilità anche di invitarti in studio a Liguria New, che è condotta da Emiliano Rosasco e per Paolo Podestà, proprio per parlare della cittadinanza del territorio, che è molto importante. Già all'epoca, nel 2012, con il Comitato Cittadino di Recco per l'Ambiente, eravamo andati in diretta proprio spiegando il fatto della colata di cemento che stava succedendo qua, no? Quindi okay. L'autosilos e tutte queste cose qua. Va bene. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E ci sentiamo alla prossima volta. Ciao, il Graffio! Giornata.